Su questo palco attivisti e attiviste di Fridays for Future con discorsi su vari temi e ovviamente comparirà anche Greta, ma ciò che più di ogni altra cosa vogliamo trasmettere a voi oggi è che per risolvere la crisi climatica in atto ci vuole un grido di protesta unanime continuo che diventi un eco di voci provenienti da tutto il mondo. Non basta Greta, non bastiamo in 100 al presidio del venerdì, non bastiamo in 100.000 al Global Strike, solo tutti uniti possiamo farcela. Grazie! 4.000 sono i nigeriani morti nella traversata del Sahara, 90.000 quelli costretti a emigrare negli ultimi 5 anni, a riprova del fatto che la crisi climatica è ormai a tutti gli effetti una crisi umanitaria. Sempre Eni, responsabile dell'inquinamento di 26.000 metri quadri di terreno nella Val d'Agri, in Basilicata, dove si trova il COVA, il giacimento petrolifero più grande presente sulla terraferma. Inquinamento che ha causato nella Val d'Agri un innalzamento della mortalità dell'11% rispetto al resto della Basilicata. Abbiamo mostrato la nostra storia e i nostri successi. Sono stati evidenti nei vari scioperi globali e durante tutto quest'anno. E benché si continui a sentire che manifestare non serve e non ci ascolteranno mai, quello che abbiamo ottenuto sarebbe stato impensabile fino a un anno fa, quando il riscaldamento globale e la crisi climatica erano ai margini di qualunque telegiornale e testata giornalistica. Power! Power! People! La speranza di vita a Torino diminuisce di 2 anni a causa dell'inquinamento. Torino produce circa 3,7 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Questa è la realtà, questa è un'emergenza! Pochi giorni fa sono stati sforati i limiti di legge del PM10 nell'aria per l'ennesima volta. Torino è sempre stata descritta come la città dell'auto e sempre di più è stato incentivato l'uso sfrenato di questo mezzo di trasporto, comodo, ma che causa danni alla nostra salute e alle nostre vite. Le malattie tumorali e respiratorie aumentano e le persone stanno morendo. L'aria è spesso irrespirabile, lo dice l'Agenzia Europea dell'Ambiente, sostenendo che Torino è la città con l'aria più inquinata d'Europa. Ma non è solo la nostra città a essere inquinata. La pianura padana è una delle aree più inquinate del mondo. Le attività che hanno un forte impatto sul nostro territorio non sono soltanto le industrie, ma anche il traffico, gli impianti di smaltimento dei rifiuti, l'agricoltura e gli allevamenti, che causano l'emissione di inquinanti pericolosi per la salute dell'uomo e degli ecosistemi. Questa è l'altra faccia della medaglia del cambiamento climatico.
Cosa fanno le istituzioni di fronte a questa situazione? La regione Piemonte ha deciso di ignorare il problema, nonostante le nostre richieste, ha deciso di non dichiarare lo stato di emergenza climatica ed ambientale. Non ci possiamo permettere di aspettare e siamo oggi in piazza, come ogni venerdì, per far sì che la politica faccia delle scelte, cominciando ad occuparsi di questa emergenza in modo concreto e radicale. Il Comune, nonostante abbia dichiarato l'emergenza climatica, ha fatto troppo poco per fronteggiare la situazione. Davanti al problema del traffico eccessivo e del conseguente inquinamento, la città di Torino non può rispondere solamente con misure temporanee come il blocco delle auto più vecchie. Provvedimenti che impattano su quelle fasce della popolazione, soprattutto delle periferie, che non possono permettersi la macchina meno inquinante o che per motivi lavorativi non hanno alternative. La città dovrebbe prendersi la responsabilità di investire nel trasporto pubblico e nella mobilità sostenibile. In particolare nelle aree della città dove i cittadini usano l'auto a causa dell'assenza di un servizio efficiente. Non si può rischiare la vita quando si gira in bici o aspettare pullman strapieni. Il trasporto deve essere accessibile. Simulare un'intervista, una dichiarazione o una foto sfocata da Greta solo perché è stata dichiarata la persona dell'anno, per nulla interessata alle sue parole. Nel nostro movimento ci sono decine di attivisti e attiviste che si impegnano ogni giorno lavorando con passione per fermare la distruzione di questo pianeta e delle nostre società. Tutti e tutte competenti e pieni di idee, ma le loro parole non vi interessano. Noi, per voi, siamo solo i ragazzi di Greta, perché siete frutto di questa società che valorizza l'immagine e la fama piuttosto che i contenuti. Come possiamo pensare di raggiungere i nostri obiettivi, gli obiettivi necessari per la sopravvivenza di tutti gli ecosistemi e le specie viventi, compresa la nostra, se la maggior parte delle persone neppure sa che ci troviamo nel mezzo di un'emergenza? Nelle ultime settimane abbiamo assistito a fenomeni meteorologici devastanti e estremamente vicini nel tempo e nello spazio. Le principali testate italiane però titolavano «Allarme maltempo», «Torino Savona crolla ponte per il maltempo». Ebbene, questo non è maltempo, è emergenza climatica. Nei confronti della persona che sta per salire sul palco, accogliamola nel modo giusto, Greta! Thank you so much. I remember a few months ago when I first saw the pictures in Torino. And when I saw those pictures of countless of people just walking on the streets, I felt it's almost over. And we unfortunately probably already know the outcome. World leaders are still trying to run away from their responsibilities. But we have to make sure that they cannot do that. We will make sure that we put them against the wall and that they will have to do their job and to protect our futures. Over the responsibility to solve this crisis to us young people, we who have not started this crisis. It is not fair that we have to do all this. Where we young people live and we have
have to fight for that tomorrow. We cannot no longer take that tomorrow for granted. We have to fight for that tomorrow as if our lives depended on it, because it does. In less than 3 weeks, we will move into a new decade. And this decade, I cannot say enough how important this decade will be. This is a decade that will define our future. What we decide to do or not do in this decade, we will have to live with for the rest of our lives. We must make sure, and we will make sure, that if we stay together, we can do it. It is us, the people, who are the hope. It is we who can make the change. Il silenzio spesso è simbolo di consenso, altre volte di ignoranza e per la maggior parte delle volte di indifferenza. Oggi però vogliamo che assuma il significato di rispetto, rispetto e resistenza. Abbiamo urlato nelle piazze, ci siamo fatti sentire con cori e canzoni. Ora però abbiamo bisogno di un'azione più potente, il silenzio. Il silenzio che fa più rumore e smuove più di 1000 parole. Il silenzio che avvolge le vittime di cambiamento climatico mentre politici parlano, litigano, discutono e la natura agisce. Osserviamo un minuto di silenzio per le vittime di oggi, di ieri e purtroppo di domani. We need to wake up, we need to wise up, we need to open our eyes and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. We're on a planet that has a problem. We must get started, get involved and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. Not in waiting or hesitating, we must get life take normalized and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. We need to build a better future, and we need